Insomma, è un peccato. Vittorio Lodolo Doria, che è vicepresidente dell'Associazione Famiglie Numerose Cattoliche, papà di Costantino e Lorenzo, due bimbi che conosceremo, Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio per i diritti dei minori, la nostra psicoterapeuta Sara Viola, Cristina Tassinari, che è una giornalista, e Paolo Mengoli, che è un collega di Cristina. Mariano Sabatini, in collegamento dallo studio di Roma, benvenuto, è giornalista, un collega giornalista di Metro, critico televisivo. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'invito. È sempre un piacere ritrovarti, così come un piacere ritrovare Elisabetta Scala, che è responsabile dell'Osservatorio Media del MOIGE, che è il Movimento Italiano Genitori, perché parleremo anche della televisione dei bambini. Per qualcuno è una televisione brutta quella che stiamo proponendo ai nostri figli, per altri invece è migliore di quella del passato. Poi ascolteremo le vostre ragioni. Sabatini, tu sei costretto a guardare la televisione per lavoro, e questo non sì. Sempre è una bella cosa. Ma limitatamente... Sì, la guardo molto, la guardavo molto negli anni '80, quando è stata l'epoca d'oro della TV dei ragazzi, forse l'ultima stagione d'oro della TV dei ragazzi, nel senso della TV pensata per i ragazzi. Mi viene in mente Bim Bum Bam, dove muoveva i primi passi Paolo Bonolis, oppure Pane e Marmellata, Tandem. Poi ci sono stati programmi, la Rai è maestra nella TV dei ragazzi, perché sa fare cose meravigliose come L'Albero Azzurro, come La Melevisione, come Trebisonda. Purtroppo ormai la TV dei ragazzi va cercata nelle pieghe del palinsesto, in orari impossibili, quasi quando i bambini non sono davanti alla televisione. Poi, certo, non mi piace la TV dei ragazzi nel senso di TV fatta dai ragazzi, i ragazzi protagonisti. Diceva prima Cristina D'Avena dei genitori che portano i bambini ai suoi spettacoli. Cristina D'Avena è uno straordinario oggetto, diciamo così, di modernariato televisivo, la vorrei vedere di più in televisione, e va benissimo che vadano a vedere i suoi spettacoli. Va meno bene, mi piacciono di meno, quei genitori che portano i figli in televisione ad esibirsi e a fare carne da share, da auditel. Abbiamo detto che a volte la sensazione che siano dei bambini che invecchiano di colpo. Gatti. Cosa dice Sabatini, che ha l'audio chiuso? Apritelo per favore. C'è sempre chiuso. Remy, Senza Famiglia, esatto. Heidi, sì. Erano tratti da classici per la letteratura dell'infanzia, per cui avevano un substrato letterario fortissimo, per cui anche se erano storie drammatiche in cui però noi bambini dell'epoca ci riconoscevamo ed eravamo avvinti da queste storie, avevano un'ossatura forte che era quella narrativo letteraria, quindi insomma c'è da notare questo. Permetti, io voglio ricondurmi a Mariano Sabatini. C'è nostalgia della vecchia TV dei ragazzi, ma proprio c'è nostalgia come spazio organizzato, spazio costruito ad hoc. Pensate. Perché oggi abbiamo 800 canali col digitale terrestre. È vero, uno può girare, li trova i cartoni animati, sì, però attenzione, la Rai aveva questa peculiarità: non erano trasmessi a caso, erano studiati, avevano uno studio dietro ed erano anche, diciamolo, pedagogici, cioè aiutavano il bambino a socializzare con l'ambiente, con Heidi, la montagna, il verde, la libertà, il senso della libertà. Avevano Apriti dei contenuti, per favore, che ha l'audio chiuso. I contenitori che faceva la Rai, ecco, che proponeva quello, la Rai. A quello mi stavo, a quello Ma mi non, stavo non riferendo. Tanto tempo fa, L'Albero Azzurro, bellissimo. Sì, però Mariano, la Melevisione che Mariano, è diventato di Torino. Mariano, perdonami, però io mi ricordo che c'erano proprio, non dico che debba durare tutto il pomeriggio, ma si dà per scontato che il bambino, certo,
verso le 4 e mezzo, le 5 abbia finito, come una volta dalle 5 alle 7, due ore, perché due ore i bambini davanti alla televisione, e qui mi permetto, per amor del cielo, non voglio entrare in casa sua a farmi i fatti suoi, però ritengo che non avere la televisione a casa è anche alienante un po', perché se il bambino c'è, cioè se la televisione c'è e il genitore è attento, perché no? Anche il telegiornale può essere spiegato alla presenza ma dei genitori. Ma c'era il telegiornale in mezzo, perché se ti ricordi, non so, forse sono più anziano di te. Sì, erano dei ragazzi. 4 e mezza, 5 e mezza per i bambini. Per i bambini. Per i bambini. La Rai propone il GT Ragazzi, che è fatto benissimo. C'era un TG. Questi non ci sono più. Forse i bambini si affezionano. Programma La D'Avena. Facciamo fare un programma dedicato ai bambini, a Cristina D'Avena. Va bene. Possibilmente non proprio alle 2 del pomeriggio, ecco, facciamo un po' più tardi, diciamo le notizie ai nostri ospiti. Dopo.